grazie al nuovo tasti poke, con l'accento sulla E, ristorante hawaiano doc che ha aperto tra via San Rocco e via Inaudi, dove una volta c'era un bar cinese, peraltro chiuso diverse volte. Vi portiamo all'interno. Buongiorno a tutti, sono Marta Artico di Maestre Mia, ritorniamo con la rubrica commercio e ringraziamo anche i fratelli Trevisan che ci ospitano. Oggi siamo qui con un ospite speciale, come sempre, Dario Giunta. Speciale, grazie. C'è solo lui, ma lui ha un socio che è Paolo Caputo, che oggi non può essere qui. E loro... un'altra ragazza fondamentale che è Anna Lucatello. Che si chiama? Anna Lucatello. Anna Lucatello, ma c'era... Anche lei nei giorni scorsi l'abbiamo conosciuta. Sì, o... abbiamo avuto modo. Bene. E loro hanno aperto un nuovo locale in via San Rocco, angolo sì. Via Inaudi, che si chiama Tasti Poke. Adesso ci spiega anche come si pronuncia. A me piace la pronuncia originale, quindi la parola inglese che diventa Tasti Poke. Con l'accento oppure no? Poke. E la dicitura su Wikipedia, perché mi sono informato da chi ne sa di più, dovrebbe essere poké, con l'accento sulla finale. Sulla finale, poké. Ascolta, il vostro è un ristorante hawaiano? Hawaiano, è ispirato a quello che può essere un chiosco su una spiaggia appunto delle Hawaii, dato che la poké è da lì che arriva, è una insalata a base di riso fondamentalmente. E, come base e che poi va aggiunta a cui va aggiunta una proteina che spesso e volentieri è quella del pesce crudo. Noi abbiamo il salmone e il tonno come proposte principali insieme ai gamberi e appunto poke vuol dire letteralmente fare a pezzi, per quella che è la traduzione dall'hawaiano. Di conseguenza appunto sono queste insalate ricchissime di quelli che possono essere ingredienti del loco e non, dato che sono state un punto di grossa confluenza delle culture che hanno portato un po' di tutto all'interno della loro cucina e della loro... Allora guarda, torniamo solo un goccio indietro. Certo, io mi sono un po' dilungato. Tutta Mestre vi ha visto che lavoravate in queste settimane, sì. Prima di aprirlo, voi avete rimesso a nuovo il locale praticamente. Ci abbiamo messo anima e sudore, sì, abbiamo restaurato tutto, l'unica cosa che è rimasta su suggerimento di chi ci ha aiutato con i frighi è stato il bancone del vecchio locale e il piccolo angolo di soppalco. Tutto il resto è stato demolito e rifatto da capo. Infatti lui, lo vedete, è un po' provato perché è giusto. Ha lavorato metà aprile. Io personalmente i lavori erano iniziati prima. Il weekend avete rifatto tutto, insomma. Infatti all'interno, la differenza un po' tra gli altri è che all'interno si vede molto questo tocco particolare, ecco. Volevamo dare una svolta anche con quella che era l'immagine del locale precedente e comunque che fosse inerente a quella che è la nostra proposta a livello culinario. Ecco, ascolta, spiegaci anche un'altra cosa, perché molti, diciamo, associano il poke, se lo pronuncio sì. Bene, e pensano che magari sia un cibo giapponese o che c'entri con il sushi. Forse si viene confusi dal fatto che ci sia come base, ed è quella più richiesta senza ombra di dubbio, il riso sushi. Di conseguenza magari si è indotti a pensare che sia giapponese, dato che la parte, non la parte fondamentale, ma la parte
come posso dire, diciamo, che va a creare il letto su cui si distende tutta la varia, la proposta degli ingredienti, è spesso e volentieri riso bianco, riso sushi. E forse è questo che confonde un po'. E c'è da dire che comunque l'idea di avere un prodotto con base riso e pesce crudo sopra è facile ricondurla al sushi. Quello che proponiamo noi, come la ricetta del poke vuole, è un qualcosa di molto più ampio, più ricco di sapori. È diverso. Ascolta, in giro si sta un po' diffondendo il poke. Oh sì. La vostra proposta però è un po' diversa dagli altri, perché non è solo takeaway intanto? No, noi offriamo la possibilità di potersi fermare da noi e consumare in nostra compagnia il pasto. Abbiamo anche un tavolo magnifico con una lampadina dedicata con la scritta Love e le due altalene che possono contenere fino a 4 persone, quindi due coppie che possono anche quindi venire. Si può distendersi in altalena? Ci si può distendere, magari no, però sedere. Provare la sensazione di un piccolo dondolio mentre si consuma il pasto, questo sì. Ed è piacevole, è un qualcosa di diverso. Ecco, e poi forse rispetto magari agli altri, la vostra cucina è abbastanza curata, insomma, no? Cioè, voi puntate sui prodotti. Sui prodotti, esattamente. Prodotti di prima qualità, prodotti che vengono trattati il meno possibile, giustamente, essendo la maggior parte dei prodotti crudi, non andiamo a intaccare quelli che possono essere valori nutrizionali, tutto quello che viene proposto come bilanciamento di sapori la parte più importante è che rimangono estremamente carichi di sapori, l'esplosione in bocca è veramente grossa e ci teniamo alla qualità, non abbiamo interesse nell'essere di massa, vogliamo che sia un prodotto più apprezzato dal punto di vista della sensazione vera e propria. Del gusto. Quindi insomma, ecco, voi non ci tenete, come dici tu, ad essere di massa, ma volete essere un po' più localino di nicchia magari. Sì, avendo cioè anche una bella proposta per quanto riguarda caffetteria e anche bar, perché facciamo anche la proposta di drink, aperitivi e quant'altro, sono tutte idee che abbiamo in mente, anche fare qualche cosa con degli assaggi, degli eventi con assaggi di piccole porzioni di tonno e frutta tagliata bene a cubetti, vernesse, sono piccoli gusti che rispetto ai soliti cicchetti che può proporre un bar tradizionale noi andiamo a voler proporre. Seduti sulla marca magari? No, la marca è un po' misleading, è un po' difficoltoso da poi, ce l'hanno chiesta, è per questo che te lo racconto, ce l'hanno chiesta se sarebbe stato presente la marca e noi abbiamo dovuto traslare sull'idea dell'altalena. Dell'altalena, va bene, però insomma. Però potrebbe essere un'idea per un eventuale secondo posto. Perché mi ricordo che all'inizio mi avete detto ci sarà la macca, allora io già mi vedevo distesa, però c'è l'altalena, ci si può insomma sedere. Accomodare in maniera più. Un'altra cosa ti chiedo, voi avete il plateatico fuori? Sì. Perché ho visto anche questa novità un po'. E l'abbiamo proposto per una prima serata, che era un evento con quelli che sono dei nostri amici, senza andare a creare tanto disturbo, giusto per vedere anche appunto come si sarebbe svolta, come avremmo gestito la questione. Sul lato di via Manin abbiamo la possibilità di sfruttare fino a 4 tavolini, quindi anche la possibilità di gustarsi un aperitivo seduti all'aperto. Mentre dall'altro lato sono in arrivo anche lì la possibilità di avere un paio di tavolini. Riusciremo ad essere bilanciati su entrambe le facciate del nostro locale. E poi la speranza è che riapra anche l'osteria che c'era una volta. Assolutamente, tutte le piccole realtà attorno a noi devono essere. Però insomma sembra che lì ci sia qualcuno che sta lavorando all'ex perbacco. E magari tu non, però per noi era insomma un io locale. Io ero abbastanza concentrato sul mio, esatto. Non ho avuto modo di girare tanto. Per noi era un locale cult. Ascolta, due proposte, due che ti piacciono, che potrebbe qualcuno assaggiare, quelle nelle quali ci metti particolare passione. Io non ho la possibilità di consigliare troppo a livello di gusto sul pesce, perché personalmente non sono un amante del pesce, anche se sto iniziando ad apprezzarlo sempre di più. Ad ogni modo, quella che sta piacendo di più è la mistina tarlo a base di pesce e di tonno, col tonno principalmente tonno,
abbinamento con l'avocado, che è una costante su quasi tutte le nostre poke, dato che è una delle più richieste anche dai clienti. E l'altra, che io personalmente invece apprezzo tantissimo, di cui non avrei mai sospettato, devo assolutamente aprire un goccio d'acqua, se non è un problema. Guarda, bevi. Tuna Turner è una specie di gioco Tina Turner, Tuna Turner. Esattamente, tra tuna e tina. E, quella che io prediligo è l'eura, è una proteina della soia, completamente naturale. Che non so nulla, che sarebbe? È una proteina della soia. Eura si chiama. Sì, eura. Nel momento in cui la si fa assaggiare si è completamente trasportati per quello che può essere un mondo di un pollo speziato. Un pollo speziato. Assolutamente. Io sapendo che appunto fa anche più, è più salutare della carne bianca per quanto possa essere possibile, sono andato su quella anche a livello di gusto, per quanto il pollo teriyaki rimanga sempre una specialità che dovrebbe rimanere nella quotidianità di tutti. Il pollo teriyaki. Pollo teriyaki. Noi andiamo a crearlo con quelle che sono uno dei nostri game changer, le nostre salse, quelle che noi andiamo a proporre costantemente anche in abbondanza, perché sono quelle su cui puntiamo. Ho visto che ci sono delle salse particolari. Assolutamente sì. Arriviamo ad averne 7 di nostra produzione, che vanno un po' a coprire tutti quelli che possono essere i gusti. Passiamo da qualche tipo delle maionesi come la original con una punta di senape, abbiamo la Tastioli, che è invece la versione un po' più Tastioli che dalla aioli, quindi con una nota di aglio, c'è la crema tartufata, abbiamo la crema di soia, che è favolosa, leggermente meno salata ed è quella che rende più appetitosi i nostri piatti. La teriyaki, come dicevamo appunto, buona sia per il pollo che per il pesce crudo, come da tradizione giapponese. E, oddio, quale mi sto perdendo? La sriracha, thailandese, con una punta di peperoncino che la rende leggermente piccante, e la più particolare, l'agrodolce, che è la chili mango, anche lei con una nota piccata, ma con questo avvolgente sapore di mango che arrotonda bene i sapori del tavolo. Tra l'altro è un po' della frutta che noi non siamo neanche abituatissimi. È molto, essendo su quelle zone, sì, molto tropicale, non abbiamo tutta la quotidianità di avere a che fare con questi frutti, ed è bellissimo anche per me, che non avevo tutta questa esperienza in cucina, andare a scoprirli di giorno in giorno, vedere colori e sapori che... Ascolta, a proposito, tu vieni da un altro lavoro? Assolutamente sì. E ti sei buttato in questo? Cosa facevi, sì, se posso chiederti? Lavoravo in una ditta che commerciava scarpe, che ha dei punti vendita, acquisisce scarpe, le processa e dopo le mette in vendita. E poi hai deciso di... All'interno di questa ditta ho svolto diverse mansioni, quindi mi è capitato per 4 anni di essere in negozio e quindi a contatto col cliente. La cosa mi è piaciuta moltissimo a livello di empatia e sì. E hai deciso di cambiare... Sì. Il settore, non a malincuore, ma... Per dare un taglio drastico, avevo voglia proprio di cambiare mentalità e vita. E quindi ti sei buttato sul lanciato. Poco. A pie pari. Adesso voi dovete provare ad andarlo a trovare, perché lui ci mette tantissimo impegno. A volte un po' troppo tempo. Mi piace curare il dettaglio, quindi a volte... È presissimo. A volte ci mette un po', sì. Non alza mai la testa. No. La testa si alza per salutare, ecco. per ringraziare e per sorridere. Però è molto 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 serio. Però stiamo attenti, sì, siamo concentrati. Direi concentrati. Concentrato. No, veramente. Ascolta, voi siete aperti a pranzo e a cena? Assolutamente, giusto? Noi apriamo intorno alle 10, dobbiamo ancora regolarci bene con gli orari. Perché se qualcuno, anziché la brioche, vuole il poké... Esattamente, o quelle che sono le nostre proposte dolci. Perché non dimentichiamoci che abbiamo anche la possibilità di andare a proporre quello che è il nostro cavallo di battaglia, il sorbetto di yogurt, al quale andiamo in maniera espressa, quindi sul momento, sorbetto di yogurt, di frozen yogurt, quindi con la classica macchina facciamo queste boule dolci, dove andiamo ad aggiungere dei topping che possono essere frutta secca, noci, noccioline, granola,
le scaglie di cioccolato di Modica, tra l'altro. Le noci, ho scoperto ieri sera, leggendo bene sulla confezione, sono di macadamia. È uno dei marchi con cui ci siamo associati a livello di catena da poco, quindi anche dal punto di vista della frutta secca siamo molto sul pezzo con quello che può essere che è definito il leader mondiale delle noci, degli anacardi, mandorle e quant'altro. Che anche molto utilizzate mandorle, anacardi. Assolutamente, sono la parte croccante della poké, quello che va a ricoprire e rendere anche così belle le foto Instagram, perché crei un pattern sopra. Un pattern. Andrea sicuramente texture. Proverà i dolci, giusto? Sì. E altra cosa, quindi poi si può venire a pranzo, sì. Ok? E poi cena, aperitivo, perché io ho bevuto uno spritz al Chinar buonissimo. Assolutamente, Paolo è un esperto a livello di bartending e si diletta a preparare tutti quelli che possono essere i drink dell'aperitivo. Io inizierò a prendere la mano anche lì, Anna è già brava, quindi se vedete me al banco è l'unico momento in cui vi dovete forse un attimo preoccupare a livello di caffetteria e drink, ma no, sta scherzando. Ascolta, un'altra cosa che chiedo, la vostra è una catena spagnola? Nasce in Spagna, esattamente, è un'idea di David. Beh, io mi sono informato, ho letto che comunque ci sono questi due, erano due giovani insomma, che hanno dato vita a questa cosa. Io avevo letto che erano due ragazzi e una ragazza, un mi ricordo Marta, Jaime e David, che da Madrid hanno si sono lanciati esattamente come me. Anni fa. Parliamo del 2017, vado a memoria dopo averlo letto di sfuggita, ma dovrebbe essere intorno al 2017. Però diciamo che da noi voi siete gli unici di questa catena. In Veneto sì, in Italia i ragazzi di Bologna, il ragazzo della copertina, ritratto nella copertina. Ci domandavamo ieri chi fosse. Matteo è il master, il franchiser, quindi il ragazzo che ha avuto la prontezza e l'idea di portare in Italia il marchio e tutta la modalità di proposta che è quella per il nostro forte. Quindi loro in 5 anni sono già arrivati. Sì, in realtà sono. Probabilmente sì. Sono di più, sono io che sto sbagliando l'anno, dovrei andare a controllare. Però comunque sono un po' di anni. Ho letto che hanno un punto vendita anche in Brasile, a San Paolo, quindi sono riusciti ad andare anche oltre oceano e ampliare quelli che possono essere anche i feedback della gente che ti accoglie, diversi paesi, diverse idee che possono andare a migliorare quello che è il nostro prodotto. Comunque il cibo sano sicuramente. Da quel punto di vista indubbiamente. Ma te piace? E non ero così tanto fan, mi sto ritrovando a mangiarla più volte al giorno perfino e non mi stanco mai. E non si ingrassa? Da quel punto di vista no. Assolutamente. Magari qualcuno ci ascolta e pensa che non si sa, però insomma, no, invece no. Anzi, quelle che sono le nostre proposte all'interno del menù, che sono 10 già composte sotto tutti i punti di vista, sono bilanciate a livello appunto di proteine, carboidrati, bilanciate dal punto di vista nutrizionale e dal punto di vista dei sapori. Esatto. E comunque c'è il riso, la quinoa? Abbiamo riso venere, riso integrale, riso sushi, quinoa e la misticanza. Che viene dimenticata da tutti, ma che forse è la più italiana che si può andare a ritrovare come base all'interno del. È più leggera? Senza ogni dubbio, sì. Uno può non metterci il riso, eccetera, però fa proprio quella verdura. Esattamente, diventa una bellissima insalatona in stile hawaiano. In stile hawaiano? Comunque, stile hawaiano. E loro insomma, io non sapevo che si mangiasse, però comunque loro hanno un po' una contaminazione anche giapponese. Assolutamente. Gli hawaiani. Per esempio la teriyaki è una salsa giapponese che nasce dalla tradizione giapponese della cultura del cibo crudo. Si va ad andare a insaporire con la teriyaki, è veramente un mix di culture la cucina hawaiana e il poke in particolare. Da quant'è che avete aperto? Era martedì 7 giugno. 7 giugno, quindi insomma una decina, qualcosa più di una decina, non ancora due settimane. Un piccolo rodaggio l'abbiamo fatto. Piccolo rodaggio. Poi adesso dovreste fare una grande festa. Appena saremo
arrivati alla fine del rodaggio e saremo in marcia. Quanto manca alla fine del rodaggio? Lo chiedere. Non so le informazioni che devo rilasciare. No, va bene. Quando ci sentiremo più, ancora più competenti in quello ancora che stiamo facendo e magari con due o quattro braccia in più che ci aiutino. Anche voi cercate personale? Assolutamente sì, stanno arrivando un sacco di curriculum e siamo contenti della risposta che stiamo ricevendo dal punto di vista delle candidature. Ah, non ho ancora trovato nessuno che non cerchi personale a Mestre praticamente. L'altro giorno sono entrata in un pub e c'era il titolare in cucina, ha detto ma non trovo nessuno, c'è da voi. No, da noi i curriculum fioccano, cerchiamo persone che siano ben disposte, ben contente di venire da noi, carismatiche e a cui piaccia. Possono avere la passione di un contatto col cliente, la proposta di un cibo. Mi servono camerieri o...? E noi non abbiamo ancora funzionalità di servizio al tavolo, quindi quello che può essere la ricerca è di coprire tutti i ruoli, dal taglio al bancone, alla... Che magari qualcuno ci sente, si ci metta, non si sa mai. Appeso fuori sulle nostre vetrine c'è la possibilità di inviare i curriculum con la mail che vado a ricordare maestre@tastipoche.it e maestre@tastipoche.it esattamente. Avete anche Instagram? Sì, c'è la pagina della catena, noi andremo a creare quando ce lo consentiranno, quando potremo farlo e avremo i mezzi, le capacità anche in quel caso di proporre qualcosa di bello anche nel nostro piccolo. Dopodiché aspettiamo le feste per vivacizzare. Sì, 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 assolutamente, anche perché noi abbiamo un sacco di idee che ci stanno fioccando e le idee come possono essere appunto gli aperitivi di cui parlavo prima, la possibilità di fare delle serate con della musica dal vivo e tutte queste piccole cose che appunto continuano a fioccare nei primi giorni di apertura e quindi di cose che... Ci mancavano alla nostra festa loro, no? L'altro giorno. No, abbiamo invitato un po' di ospiti che ci hanno portato un po' di cibo, di tutti quelli che abbiamo avuto qui. Poteva essere una bella giornata. Ma non ti preoccupare che la prossima volta, certo. No, va bene. Allora, apertura la ricordiamo così magari... All'incirca verso le 10 del mattino fino alle 15 o... fino a che non c'è la fine del servizio, e intorno alle 18, con chiusura verso le 22, 22.30, fine servizio. Va bene, noi ringraziamo Dario Giunta. È stato un piacere mio, buona giornata a tutti. E speriamo di rivederci prestissimo. Andate a provare il poké. Assolutamente, venite a trovarci. Grazie mille.